fine è solitario, non ci sono macchine, solo foresta, ed è molto bello. Siamo ufficialmente in Georgia e niente, direzione Tbilisi, 120 km, e dovremo arrivare domani mattina. E poi staremo un po' lì a giro vagare e decidere cosa fare. È una bellissima foresta. Io spererei di vedere qualche animale, sì, ovviamente non in mezzo alla strada, ma magari così di lato, visto che non ci sono auto e non c'è nessuno, non c'è nessun rumore. Sarebbe bello vedere, che ne so, un cervo, un cinghiale, un orso. O ripeto, non in mezzo alla strada. E sicuramente la sera è facile. Welcome to Georgia. E questa è l'unica strada del confine. Pensa se prendiamo una strada secondaria che porta a qualche villaggio. Ho ordinato questo, che è un piatto tipico qui georgiano, e sono sti ravioloni, riprendili, fatti così a sacchettino, ripieni di carne e brodo. Ho letto che, dato che il brodo dentro è bollente, a parte che mi scotto anche le mani a prenderli, si tiene da qui, da questa parte, si fa un buchino qui. Si beve il brodo dopo un po' che è diventato freddo e poi si mangia il resto senza mangiare questa cosa qua. Buchetto fatto. Ci diventa questo raviolo. Ciao, solo un raviolo. Sa esattamente da ravioli cinesi. Non sembra male, com'è? Ha tipo un retrogusto un po' acidino che non capisco. Carne vecchia, boh, meglio berci sopra. Si chiamano kinkali, non so se l'ho detto, kinkali. C'è qualcosa che non quadra. Che cos'è questo? Quando lo ordini su Wish, quando ti arriva a casa. Comunque, nei, come si chiamavano quei cosi che abbiamo appena mangiato? Non ricordo. Dentro c'è anche il coriandolo, che a Maggie a quanto pare non piace. Non avevo mai assaggiato il coriandolo, ma sa da sapone. Cioè, non è che non mi piace, è che non vado matta. Che bello, ci sono le... greggio di pecore che attraversa, c'è un fiume lì, noi dove stiamo campeggiando proprio sotto dei pioppi. Sto mangiando un pezzo di pane, sto leggendo sul Kindle. Domani abbiamo già prenotato un appartamento tutto per noi con lavatrice. E quindi potremo finalmente lavare i sacchi a pelo, che ormai sono 5 mesi e mezzo che li usiamo. Non è che puzzino, però insomma... Però il profumo è un'altra cosa. Esatto. Stasera abbiamo comprato un vino, quindi tra un po' forse ve lo faremo vedere se non ne beviamo troppo prima. E un polletto. Un polletto. Pronti. In realtà qua di opzione vegetariana e vegane, per chi come noi non ha la possibilità di cucinare in chissà che gran maniera, c'è veramente poco, anzi niente. Beh, c'era la coppia di ragazzi, quella inglese e il turco, praticamente andavano avanti a mangiare fagioli. Una sera, allora, la prima sera ci hanno chiesto di condividere, abbiamo condiviso un riparo e volevano condividere del cibo. Noi vabbè, abbiamo detto ok, condividiamo, avevamo salsicce, pane, formaggio, verdura e anche birra. Guarda la seconda. No. Vabbè, gli abbiamo messo qua tutte queste robe qua da mangiare, questi qua hanno tirato fuori una ciotolina tipo grande così,
ci hanno messo dentro dei fagioli, proprio con l'acqua dei fagioli, così, prego, prego, mangiate. E io pensavo che stessero scherzando. E invece per 3 sere loro non hanno fatto altro che mangiare fagioli in scatola e basta, cioè fagioli in scatola. Va bene essere vegetariani, vegani, quello che vuoi, ma cioè io voglio anche arrivare al giorno dopo con un po' di gioia di vivere. Sì, cioè, la tortura, se no come fai? Cioè già è un'esperienza che comunque ti priva di tante cose. Se devi anche, cioè alla fine questa qua voleva salvare il mondo, no? Praticamente. Il giorno dopo noi stavamo facendo il caffè e gli abbiamo chiesto se volevano il caffè anche loro. Hanno detto di sì. E avevano detto di sì, noi come caffè avevamo quello solubile. Abbiamo fatto bollire l'acqua, consumato gas, preparato tutto quanto. Poi il ragazzo ha visto che era Nescafè, no, fa danni all'ambiente, questo e quell'altro, che non era neanche marchio Nescafè, però era comunque caffè solubile. No, grazie, non lo beviamo, con l'acqua calda. Questo povero Cristo a un certo punto viene da me e aveva un pacchetto di fazzoletti vuoto e mi dice, sottovoce, non posso neanche comprarmi fazzoletti perché lei me li riempie. Praticamente lei comprava i pacchi tipo di tovaglioli, no? per la bocca, no? Per pranzare, e gli riempiva il pacchetto vuoto di fazzoletti per non comprare la plastica. Ok, va bene, cioè ci sta il mindset per proteggere l'ambiente. Anche noi tutto se quanto. Troviamo, prendiamo questi di cartone e siamo a posto. Sì, però se non li troviamo e dobbiamo soffiarci il naso perché ci cola, cosa faccio? Ma come fai? Ma poi in giro è pieno di immondizia da tutte le parti. Cioè non è il pacchetto di fazzoletti che distrugge l'ecosistema. Soprattutto se lo butti nel cestino. Poi, tra parentesi, l'altro giorno Nicolas doveva cambiare le ciabatte, le infradito, perché si erano sfasciate completamente. Eravamo vicino al lago Sevan e quindi c'erano tutti i vari baldacchini che vendevano robe da mare, diciamo, e c'era uno con le infradito. Ci fermiamo, trova le infradito e gli fa... Nicolas chiede al tipo se aveva un cestino per buttare le sue vecchie. Lui apre lo sportello del... Aveva una stufetta dove stava cucinando del tè o qualcosa. E fa, butta! No, non qua dentro! Vabbè, dai, cioè, vabbè. Il mondo da Istanbul in avanti funziona così. Quindi. Tra l'altro ci sono i cassonetti, quelli grandi, in parte della strada, che sono fatti apposta per bruciarci le cose dentro, cioè li riempiono quando sono pieni, bruciano. Sì, danno fuoco, cioè, quindi sta qua che riempi i fazzoletti, cioè dici vabbè, ma che cazzo fai? Ma beviti sto Nescafè, te l'ho preparato, porco cane, cioè. Ah, poi le avevo offerto un wurstel la sera prima, lei non ha detto io non mangio carne, lo condividiamo, gli ho messo il wurstel nel piatto, non ha detto niente. Caldi, cucinati. Dopo mezz'ora il wurstel era ancora là, freddo, e gli ho detto ma non lo mangi? No, io non mangio carne. Ma ti dimmelo ammazzo, prima cazzo, che me lo mangio caldo, no? Vabbè. Ed eccoci qui, dopo che passa la moto. Pollo con salsa. Leggete pure. Così capite cos'è, poi mi fate sapere. Vino e salata, cetrioli e pomodori. Questo è il vino messo su dentro un calzino bagnato per farlo un po' fresco. E quindi buon appetit! Pronti per vedere la cosa più disgustosa di questo video? Ho sudato il male. Non prendermi così vicino che sembro... Siamo a Tbilisi, questa qua non parla, non dice niente. Siamo a Tbilisi, stiamo provando delle cose per strada. Quindi abbiamo preso questo pane. Lui chiede cosa c'è dentro e mi fa pig. E alla fine dentro ci sono i beans. Fagioli, quindi un pane. Poi fagioli. Che merda. Il pane è buono però, il pane è buono. È buono, dai. È buono? È caldo. Cioè, tutto mi aspettavo tranne un panino con i fagioli, ma perché? Io volevo un tipo un wurstel, una salsiccia.
così tante puzzette stanotte. Siamo a Tbilisi da 3 giorni e non vi abbiamo mostrato niente perché siamo abbastanza impegnati a capire come muoverci e come prendere l'aereo per Aktau, che è la nostra prossima destinazione. Questo è il posto in cui stiamo, il quartiere tipico Tbilisi, vecchio. Il nostro appartamento poi forse ve lo mostriamo, forse no, comunque è un po' squallido, pagato poco, 5 notti, però c'è la merda di cane fuori dalla porta, odore di piscio e insomma così, un po' scomodo. È meglio della tenda? Secondo me no. Allora, abbiamo procurato uno scatolone per che farà da nostro bagaglio in stiva, ma dobbiamo ancora tagliarlo e assemblarlo, poi bisognerà scoccettarlo malissimo perché noi non abbiamo una valigia. E in teoria domani dovremo andare a recuperare 2 scatoloni per la bici. Ancora non è ufficiale, quindi non abbiamo preso il volo che dovrebbe essere martedì, quindi siamo un po' tirati e boh, un po' in ansia, sinceramente. Anche perché ad Aktau ci saranno 42-43 gradi, quindi, e dobbiamo fare tipo 1000 chilometri nel deserto, qualcosa del genere. E vedremo, insomma, siamo un po' agitati. Speriamo che vada tutto bene. Oggi ci facciamo un giro a Tbilisi e tutto qua. Ecco la statua di qualcuno di cui non sappiamo niente perché è scritto in... No, aspetta, quella non è neanche una scritta, quella è il logo del... Non si capisce se è il logo della città o se è una scritta. Beh, comunque non siamo in grado di dirvi chi è. Comunque la città è piena di aree verdi come questa. Serve la connessione perché c'è il QR code che ti manda al sito dove ti spiegano tutte le cose del vario stato e così, ma noi non abbiamo internet, quindi... Serve la connessione per un sacco di cose, anche in giro per la città è pieno di ATM, tipo delle specie di ATM dove puoi fare delle operazioni, pagare bollettini presumo, fare bonifici, fare la ricarica del telefono. Sì, ricaricare il telefono, la metropolitana, queste non cose sono qua. ATM, sono gabbiotti. Ecco, gabbiotti, secondo me che sono gabbiotti. Infatti è proprio il termine che è appropriato. Gabbiotti. E niente, quindi noi non possiamo usufruirne perché non abbiamo internet e quindi siamo costretti a girovagare a zonzo come 2 vagabondi, ma è quello che stiamo facendo da 5 mesi, quindi va più che bene. Questo alle mie spalle è il museo d'arte, un museo d'arte. Questo davanti non sappiamo bene cosa sia, questo è Nicolas che beve. Quello dietro è un palazzone, un bel palazzo, ma non sappiamo cosa ci sia effettivamente. Ci sono le guardie fuori che lo sorvegliano. Andiamo lì, ci sono i mercatini. Qui ci sono un sacco di teschi. Tra cui quello di Nicolas. Ecco, sempre offendendo. Questo. Ovviamente il cervello non è grande come il teschio, cioè molto più piccolo e striminzito. È tipo una noce secca, di quelle un po'... E questo è un fossile di balena minchia. Wow. È proprio figo, a noi piace un sacco. Avete mai visto una placenta di pesce cane con i piccolini dentro? Da te, vediamo forse da qua, si vede meglio. Guarda la rana pescatrice. Eccola. In realtà non si vede tanto bene dal video, ma è impressionante. Poi sono tutti... Si sono tutti scoloriti perché sono vecchi, no? È tutto bianco, sembrano... cose albine, ma invece no. Questo invece è per persone molto molto resistenti con uno stomaco forte, eh. Qui dentro ci sono 51 specie di serpenti. Ma è schifo, cazzo. E adesso gli animali preferiti di Maggie. Piccolo cervo e cervo
rosso, gigantesco. E poi questo è assolutamente il suo animale preferito. Vagli vicino, vagli no. Vagli vicino, dai, che li hai anche visti. Dove eravamo? In Abruzzo? Sì, sì, sì. C'è il video. Era circa grandi così, Sì, sì, erano grandi così. Guarda che roba. E poi la cosa bella è che hanno gli schermi interattivi, cioè tu puoi cliccare sugli animali e ti danno un'informazione. Il museo è veramente grande, ha tre piani e un sacco di roba. C'è anche la stanza dei tesori, piena di oro e pietre preziose, argento. Qui siamo nella sezione boh, e però ci sono un sacco di statuette e oggetti in metallo anche qui, quindi ci piace. Questa invece è tutta la sezione dedicata all'occupazione sovietica della Georgia. Poi siamo fuori dal museo, ci siamo fermati in questi panifici qua che ti fanno i paninazzi. Cioè paninazzi sono degli involtini così di pane, di pasta sfoglia. Il mio si chiama Samsa al pollo, dentro c'è il pollo, formaggio, pomodoro, strabuono. Lei ha preso una specie di stessa roba però con dentro una pasta di fagioli. E prosciutto. E la cosa figa è che costa un tipo, questo costa 5 lari, che sono, è tipo 1,50 euro ed è 3 etti di roba, ci sta. Si è appena fermato accanto a noi il primo cane con la sindrome di Tourette mai visto e documentato al mondo. Cioè sembra che si voglia catturare delle mosche, ma non ci sono mosche. Della pace. Ponte della pace. Ok, siamo finalmente a una delle attrazioni principali di Tbilisi. Tbilisi, sì. Il ponte. Ponte della pace, che è un ponte che è stato fatto, progettato e costruito, non assemblato, interamente in Italia e che noi oggi non possiamo attraversare perché, indovinate un po', è sotto manutenzione. E non possiamo neanche mostrarvelo bene perché siamo pigri e non abbiamo voglia di camminare fino là in fondo, quindi vi mostreremo un'immagine da Google e ci dirigiamo verso il bazar. Dai, l'abbiamo fatto, eccolo qui. È interamente in acciaio e in vetro e ricorda una balena. Ditemi che vi ricorda una balena. Ci stiamo per addentrare al Maidan. È un bazar. Bazar. È molto storico, infatti. Ci stiamo inoltrando al bazar storico di Tbilisi. Ora vi faremo vedere qualcosa, ma è molto fico. Ciao cagnetto. Devo parlare io, sennò Maggie non parla. È un bazar sotterraneo, si chiama Maidan Bazar ed è uno dei più antichi, forse il più antico di tutta la città. E ci sono spezie, vino, un sacco di vino, souvenir of course, e cartoline, vabbè così. È molto interessante. You can smell it because all of them is real great tasting. So which one is the girl's house, she has house.